Gianluca, non sapevamo naturalmente che alcune tue canzoni sono state scelte per fare da colonna sonora ad un film, no? Qual è questo film, la regia, insomma? Allora, il film sì, di cui parlavi proprio adesso. Se ne parlava, certo, sì. Abbiamo parlato anche nel corso del nostro incontro qualche mese fa qui, quando sei venuto in diretta con un tuo amico, no? Sì. C'era Davide che attualmente è anche il bassista che ha registrato tutti i bassi in studio dell'album, e dove abbiamo fatto un acustico. Dunque, questo film si intitola A Sud di New York ed è un film di cui la regista, vogliamo ricordare, è Elena Bonelli, cantante e attrice romana, la quale porta anche nel mondo la canzone romana, ha cantato in palchi molto prestigiosi, anche tra l'altro a New York nelle sue ultime tournée. Questo film è un po' un film musicale. Bene, certo, quindi dovrebbe attirare l'attenzione dei giovani, diciamo, no? Sì. Anche un film adolescenziale, diciamo, del filone adolescenziale. Ma guarda, da quello che possiamo dire, dalle prime notizie, ecco. Sì, sicuramente un film rivolto un po' in generale a molte fasce d'età, ecco. Molte fasce d'età, ma sicuramente quella giovanile è la prediletta. Ecco. E tu sei stato prescelto per fare da colonna sonora ad alcune scene di questo film. Sì, diciamo, ecco, alcune in alcune canzoni sono autore, diciamo, e compositore di alcune canzoni della colonna sonora di questo film. Colonna sonora, ecco, sì, è abbastanza vasta. Perfetto, quindi facci sapere quando uscirà questo film, andremo a vederlo, sì, naturalmente, no? Sì, speriamo, ecco. Speriamo a breve, ecco, sicuramente dopo l'estate, e ricordiamo, ecco, che nel film saranno presenti artisti molto giovani, perché è comunque un film che ha puntato molto anche, la regista ha voluto sottolineare che ha puntato molto nei giovani, e comunque ci sono nomi piuttosto importanti. Ricordiamo Luca Napolitano, che è un cantante che il pubblico giovanile conosce sicuramente, che ha partecipato ad una delle ultime edizioni di Amici e che ha avuto un ottimo successo con il suo album Vai. Lui canterà, ecco, canterà insieme, ecco, ad altri protagonisti molte di queste canzoni, quindi speriamo che le canzoni piacciono, ecco, questo. Ma ci auguriamo che piaccia questo mix tra canzoni e immagini e la trama del film. E per chi volesse acquistare il tuo CD, Gianluca, dacci qualche coordinata, qualche contatto, anche internet, insomma. Sì, allora, per chi volesse acquistare il CD, che ricordiamo è distribuito sia in download digitale sia come supporto fisico, quindi l'album è come supporto fisico con libretto e tutto quanto, da Videoradio di Milano. L'etichetta è www.videoradio.org e da lì è possibile ordinarlo, altrimenti chi vuole può fare tutto direttamente dal mio sito, che è www.gianlucaburesta.it. Tra un po' sarà accessibile come link dal sito anche in YouTube, ma se uno digita il mio nome e cognome in YouTube ascolta tutte le canzoni anche da lì. L'etichetta è possibile, basta mandare una mail a videoradio@tiscali.it e l'etichetta spedisce a casa direttamente il CD, quindi proprio con la massima comodità. Dal produttore al consumatore. Sì, chilometri zero. Ecco, perfetto. Caro Gianluca, mi ha fatto molto piacere risentirti, per gli ascoltatori sarà stato un piacere, per chi ti ha ascoltato per la prima volta oppure per chi ti aveva già ascoltato nei mesi scorsi, e speriamo di vederti calcare qualche palco da queste parti in quest'estate. Speriamo. Ecco qua, ti auguriamo buona estate
e comunque ci risentiremo presto, in bocca al lupo a te e a tutta la tua band, il tuo gruppo. Grazie. E ci lasciamo con Necessaria Partenza. Gianluca Buresta, ospite della 35esima estate, grazie Gianluca. Ciao, grazie. Ciao. A te, Claudio. Ciao.